Allora, questo libro, il libro di stasera, ha una duplice storia, una triplice storia, ha anche tre livelli diversi, diciamo, di lettura. Ha una storia, ovviamente, come tutti i libri, ha qualcosa di autobiografico, anzi, molto di autobiografico. E alla fine, l'ultimo capitolo riguarda il mio Aleph personale, come io l'ho incontrato e come l'ho cercato e anzi, perché mi sono inventato il mio Aleph personale. La seconda parte del libro è, diciamo, come è nato questo libro. Questo libro è nato perché per diverso tempo, per 4-5 anni, la pagina culturale del manifesto, il settimanale Alias, mi ha chiesto di scrivere dei capitoli attorno appunto a un argomento importante, e il mio argomento portante è stato appunto l'Alef di Borges, il racconto di Borges, che credo voi conosciate, poi magari lo riassumo molto brevemente. La terza lettura è una lettura, dire, esoterica, chiamiamola così, per cui ci sono, diciamo, tutta una serie di passaggi, tutta una serie di componenti di questo libro, che è anche abbastanza corposo, tutto sommato, che devono essere letti secondo dei codici sostanzialmente simbolici che hanno una loro codificazione, una loro ragion d'essere, e anche per questo il libro, diciamo, ha una dedica all'inizio delle sue parti di un certo tipo, dedicato a una certa cultura. Si chiama Alias proprio perché la rivista dove sono stati pubblicati originariamente questi articoli si chiama Alias, e poi l'Alef. Il sottotitolo ci dice già molto: il mundus imaginalis borgesianus, cioè il mundus imaginalis di Borges. Il mundus imaginalis, come sapete, nella cultura classica è diciamo quel mondo, quella maniera che il nostro intelletto ha, quella possibilità che il nostro intelletto ha, nous poetikos, come lo chiamava Aristotele, sostanzialmente di coniugare le forme, parliamo del platonismo, quindi delle forme ideali, le forme intelligibili con qualcosa di sensibile, in questo caso appunto di simbolizzare. Il nostro potere di simbolizzazione, appunto il nostro mundus imaginalis, il nostro immaginare, che non è l'immaginario, che l'immaginario non ha, come dire, non ha un'organicità. Il mundus imaginalis, l'immaginale, è diverso dall'immaginario. L'immaginale è questa capacità, appunto, di sensibilizzare le forme intelligibili. E quindi sostanzialmente la nostra capacità di andare oltre il sensibile per immaginare, appunto, l'invisibile, che come sapete è la matrice del visibile. Perché l'invisibile è la matrice del visibile. Ora Borges si inventa che cosa? Borges si inventa in questo racconto l'Alef. L'Alef viene definito da uno dei protagonisti di questo racconto il microcosmo di alchimisti e cabalisti, molto schematicamente, il microcosmo di alchimisti e cabalisti. Questo che cosa significa? Beh, prima di tutto che se c'è un microcosmo c'è un macrocosmo, perché le due cose, come sapete, appartengono alla stessa cultura. La grande cultura appunto delle analogie, il grande pensiero analogico che parte da Platone, ma anche molto prima, parte comunque da una visione appunto del mondo come sistema di corrispondenze tra il macro e il micro, cioè in estrema sintesi tra il creatore e la creatura, dove la creatura riproduce il creatore, ma anche dove il creatore viene riprodotto dalla creatura. Qui c'è un discorso di circolarità, oltre che di corrispondenza, che ovviamente anche al nostro livello, diciamo, di manifestazione è molto interessante, perché ha anche delle implicazioni politiche, basta pensare all'ecologia. Di alchimisti e cabalisti, così viene definito dall'odiato cugino di Borges, Carlo Sargentino, non quello che Borges sta per vedere. Gli alchimisti sono gli alchimisti, cioè gli alchimisti sono coloro i quali, voi sapete, nel microcosmo appunto del loro atano, del loro crogiolo alchemico, e nel microcosmo del loro corpo cercano di riprodurre appunto la creazione.
cercano di immedesimarsi col processo creativo e ricreativo, e per farlo però hanno bisogno appunto di purificarsi, di purificare se stessi come purificano la materia operata, e quindi alla fine di raggiungere l'oro dei filosofi, che non è altro che la massima trasparenza dell'anima che si fa appunto attraversare dallo spirito. E quindi, come dire, essere di nuovo finalmente, finalmente ricompresi nel tutto. Questo è. La Kabbalah è uguale. I cabalisti cercano l'unità. Anche il cabalista, come dire, mastica le parole. Se voi parlate con un cabalista serio, un rabbi serio, questo masticare le parole ha sempre qualcosa a che vedere col corpo, perché senza la materia non si può sublimare niente. Si parte comunque dalla materia e poi anche alla materia si arriva. Qui c'è il nostro Borges col suo Aleph. Ora la storia, il racconto in estrema sintesi è molto semplice. Borges è innamorato di una donna che si chiama Beatrice Viterbo. Beatrice muore, siamo negli anni 20. Borges è affranto. Attenzione, io quando dico Borges perché lui parla di sé in prima persona nel racconto. Dice io Borges, cioè parla. È Borges, è un racconto apparentemente autobiografico. Muore Beatrice Viterbo e Borges, per continuare a frequentare la memoria di Beatrice, va nella casa dove lei abitava con questo cugino Carlo Sargentino, che a Borges non piace assolutamente. Un tipo supponente, un po' tronchio, poi tastro. Borges, poi sapete, era un tipo a dir poco scostante per quanto riguardava, diciamo, i livelli intellettuali. È la casa di Beatrice, quindi ci sono le fotografie, c'è la sua aura, e Borges va. Dopo qualche anno, diversi anni, quando addirittura si fermava a cena, sempre subendo naturalmente l'onta delle poesie del cugino, appunto, di Carlo Sargentino, a un certo punto, una notte, Carlo Sargentino lo chiama, agitatissimo, gli dice: senti Borges, devi assolutamente venire, perché qui ho saputo che il caffè Zuniano e Zungri, siamo in una via, ha un nome, via Garai, poi naturalmente io l'ho cercata, tutti l'abbiamo cercata, ma quella è un'altra storia. Questo caffè si vuole prendere la casa, vuole distruggerla perché vogliono ampliare il caffè, e naturalmente qui scomparirà anche il mio Aleph. Borges non sa che cos'è l'Aleph, non lo sa, però capisce, intuisce l'Aleph, che cos'è. Vengo a vederlo, chiude il telefono e si precipita nella casa di Carlo Sargentino senza dargli il tempo di rispondere. Si presenta e dice: sono qua. Gli apre la domestica, non è un dettaglio, ma è un particolare importante. Gli apre la domestica e dice: il signorino è un attimo in cantina, torna subito. Lei intanto mi dice: beva questo bicchierino di pseudo cognac. Dizione quanto mai oscura, pseudo cognac. Borges lo beve, si palese il cugino che gli dice: beh, sei pronto? Gli dice: sì, che cos'è? Dice: l'Aleph. Allora dice: ma che cos'è l'Aleph? Dice: come, non lo sai? È il microcosmo di alchimisti e cabalisti. Tu vedrai il microcosmo di alchimisti. Naturalmente Borges capisce, perché è nella sua cultura, cioè è quello che lui ha sempre cercato. E dice: ma dov'è questa roba? Lì sotto, vai al 20° gradino, ti metti lì, a un certo punto lo vedrai. Borges, scendendo, dice: vabbè, io qui sono pazzo, probabilmente questo qui mi sta cercando di farmi fuori, mi avrà dato un veleno, mi avrà dato chissà che cosa, questo sa che io amavo la cugina. Comunque a un certo punto scende, buio, si stende appunto sul 22° gradino e a un certo punto compare l'Aleph. Che cos'è l'Aleph? L'Aleph è un punto di una luminosità indescrivibile, non più
largo di 2-3 centimetri di diametro, in cui però, dice Borges, ho visto tutti i lati del mondo, tutto il mondo da tutti i punti di vista e tutto da tutti i tempi, dal passato, il presente e il futuro, in un solo momento, in un solo punto. Tutto visto dappertutto, da tutti i tempi, in un solo tempo, in un solo momento. Questo è l'Aleph. È un'idea naturalmente geniale che condensa tutta una serie di archetipi giganteschi che appunto io molto modestamente ovviamente ho cercato poi, come dire, di dipanare. Da dove viene questa idea? Questa idea viene molto 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 da lontano e da molti 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 luoghi diversi che Borges riesce a condensare appunto in questa definizione. E allora, che cos'è l'Aleph? L'Aleph è un'eterotopia. È un'eterotopia, come dice Foucault. Cosa sono le eterotopie? Sono quegli spazi che hanno la caratteristica di essere connessi a tutti gli altri, ma in modo da sospendere, neutralizzare, invertire l'insieme dei rapporti che essi rispecchiano o riflettono. Questo è l'Aleph. Perché nell'Aleph c'è tutto. C'è una sospensione, perché il tempo diventa uno. Neutralizzare, nel senso che gli opposti si toccano. Invertire l'insieme dei rapporti, nel senso che, lo vedremo, tutto appare rovesciato, nel senso che Borges non sa chi guarda che cosa. Se è lui che guarda o l'Aleph che lo guarda, se è lui nell'Aleph o è l'Aleph in lui, se l'Aleph è esterno o è interno, se l'Aleph non è lui stesso, è una appunto completa eterotopia. E allora, se manteniamo questa definizione appunto dell'Aleph come eterotopia, da dove viene questa idea? Che cosa ha fatto sorgere nella mente di Borges questa idea geniale dell'Ale? Beh, prima di tutto possiamo partire appunto da Dante e Beatrice. In realtà l'Aleph, secondo la mia lettura, ecco qui posso dire la mia lettura, posso dare, non è, quando un autore parla della mia lettura è sempre brutto, perché dà sempre l'idea della supponenza, delle persone tronfie che credono di aver. Comunque, devo dire che nonostante le mie ricerche, questa lettura non l'ho trovata da altre parti, quindi vi sottopongo umilmente la mia lettura dell'Aleph. Ma lo faccio perché è bella, non perché sia mia, perché mi sembra una lettura romantica, appunto una storia d'amore, quindi mi sembra che valga la pena. Vi ho detto che stiamo parlando di Beatrice Viterbo, Beatrice. Allora, in uno dei suoi saggi, in altre inquisizioni, quando lui parla di uno degli archetipi dell'Aleph, che lo vedremo, la sfera infinita, lo vedremo fra un attimo, ognuna di queste cose è uno dei capitoli del libro, ma ne ho scelti due o tre naturalmente per non tediarmi. Il libro ne ha un sacco di queste cose. Comunque, questo è uno degli archetipi borghesiani. A un certo punto lui che cosa dice? Nei suoi saggi danteschi, i 9 saggi danteschi, bellissimo libro che vale la pena leggere. Lui dice, ma io ho capito una cosa della Divina Commedia. La Divina Commedia è una opera, appunto, d'amore che Dante dedica a Beatrice. Ed è, lo dice Dante, perché Dante nella Vita Nuova, ed è vero, dice proprio questo. Io spero di dire di lei quello che mai non fu detto da alcuna. Cioè, io voglio dedicare al mio amore, alla mia donna angelicata. Adesso non è inutile che entriamo in tutto il discorso dei fedeli d'amore, di cui sapete Dante faceva parte, per cui la donna angelicata, la donna come tramite verso il divino, no? Quindi Dante è a quella appartenenza lì. Ebbene, lui dice, io a questa donna, che è il mio veicolo verso l'eternità,
perché è il suo veicolo verso l'eternità, lo sappiamo dalla Divina Commedia. In realtà, qual è il momento culminante della Divina Commedia? È il sorriso di Beatrice, perché il resto è tutto ineffabile. Dante fa tutta questa roba, tutto sto per avere il sorriso di Beatrice, capibile, alla fine, capibile. Anzi, se uno non lo capisce, è messo male. E quindi Dante scrive tutta la Divina Commedia, secondo Borges, per appunto fare un omaggio a Beatrice. E Borges lo dice chiaramente, perché dice, alla fine si chiarisce moltissimo. E allora, in realtà, secondo me, ed è molto chiaro, se rileggete l'Aleph di Borges secondo questa interpretazione, Borges ha fatto esattamente la stessa cosa. Beatrice, la sua Beatrice, gli ha dedicato qualcosa che non fu mai detto prima, perché l'Aleph effettivamente è una sua grande invenzione, è lui che inventa questa idea. La inventa, come dire, la reinventa prendendola da tante cose diverse, ma mai nessuno prima aveva detto esiste un punto dove vedrai tutti i punti, da tutti i punti di vista, di tutti i tempi, in un solo momento, in un solo spazio, l'Aleph, il microcosmo di alchimisti e cabalisti. E a chi lo dedica? Lo dedica a Beatrice, perché nelle visioni borghesiane dell'Aleph è lei l'immagine fondamentale. Vede Beatrice, vede il suo amore per Beatrice, vede la morte di Beatrice, vede il corpo di Beatrice, vede anche le lettere erotiche che il cugino, che non, appunto lui non a caso non aveva in grande simpatia, manda a Beatrice. Quindi l'Aleph non è altro che la costruzione borghesiana che sta a Beatrice, esattamente come la Divina Commedia sta a Beatrice. Ma è un inganno questo Aleph? Che cos'è? Esiste veramente? Qui ho messo per esempio una lanterna magica. Pensiamoci un attimo. Borges viene attirato dal cugino, lo chiama, gli dice vieni che c'è l'Aleph. Lui si presenta, il cugino però non c'è. Perché? Perché abbiamo detto che Borges si presenta immediatamente, lui dice vengo domani, subito, e quindi il cugino preso alla sprovvista. E infatti ci dicono che nello scantinato, ci dice la domestica, a sviluppare foto. Strano. Poi gli si dà qualcosa da bere, un bicchierino di pseudocognac, e poi lo si mette al buio in uno scantinato, dove a un certo punto compaiono queste immagini vorticanti. Ma sono esattamente le immagini che Borges vuole vedere, le immagini della sua amata, oltre tutto il resto. Ma tutto il resto, ripeto, è quando si è innamorati, il tempo, che valore ha? Non si condensa il presente, il passato e il futuro? Certo. E allora? Ma forse pirandellianamente Borges ha inventato tutto questo per farsi ingannare e per poter descrivere l'inganno appunto come Aleph. Non lo sappiamo, ma trattandosi di una persona come Borges, appunto, ripeto, pirandellianamente non c'è nessun motivo per non credere che lui non abbia costruito tutto questo, cioè che abbia spinto il cugino ad ingannarlo in quel modo, con quelle caratteristiche, proprio per potersi ritrovare finalmente ingannato ma consapevole a poter descrivere l'Aleph. Allora, da dove viene questa idea? Borges ci parla molto della... ci parla molto dell'origine dell'Aleph nel raccontino. La prima idea che Borges cita è questa: Dio come sfera infinita. L'idea di Dio come sfera infinita è: Dio è una sfera infinita il cui centro in ogni luogo è la periferia dappertutto. Questa è la dizione che noi troviamo tradizionalmente in un
frammento orfico, quindi parliamo di molto tempo fa, che ci parla di Dio come sfera infinita, una sfera infinita il cui centro è dappertutto e la periferia in ogni luogo, il centro dappertutto, la periferia in ogni luogo. Ora noi sappiamo che la sfera è il solido della divinità e che tutti i solidi, come ci dice la tradizione, provengono dalla sfera per riduzione. Noi non riusciamo neanche a concepirla, la sfera, tant'è che il nostro stesso, la nostra stessa formula matematica per la sfera, in realtà, o per il cerchio, lo reputa soltanto un poligono con infiniti lati, per parlare di geometria, diciamo, euclidea. Dio come sfera infinita. L'idea dell'infinito è evidentemente consustanziale, se posso usare questo termine senza, diciamo, no? In maniera appropriata, all'idea appunto dell'infinito e quindi della nostra, come dire, della nostra possibilità di concepirlo. E infatti Borges non a caso ha chiamato l'Aleph Aleph. Perché? Perché l'Aleph, come sapete, è il primo numero trasfinito nella geometria dei numeri, nella matematica del trasfinito di Cantor. Non so quanti di voi conoscono la matematica del trasfinito di Cantor. Cantor è l'uomo, appunto, dell'infinito che per primo ha concepito, attraverso appunto i numeri trasfiniti, la differenza fra infinito potenziale e infinito attuale. L'infinito potenziale e l'infinito attuale. E l'ha concepita attraverso appunto il primo numero trasfinito che è l'Aleph con zero. L'Aleph con zero è il primo numero trasfinito, il primo numero della categoria dei numeri che appartengono all'ambito dell'infinito attuale. Che cosa vuol dire? È molto semplice. Se io faccio così, posso fare così all'infinito, potenzialmente. Questo è l'infinito potenziale. Cioè l'infinito potenziale è un infinito per sommazione. L'infinito attuale è Dio, che è oltre le sue parti, non è la somma delle sue parti. Oltre quell'infinito non si può andare. Questo infinito non è un vero infinito, è un indefinito, perché parte per un punto per estendersi verso l'eternità o verso lo spazio. Ma l'infinito attuale non ha inizio, non ha fine. Cantor costruisce una matematica, la matematica degli insiemi, appunto dei numeri trasferiti, sulla base di questo principio che non a caso lo ha fatto impazzire letteralmente. Cantor ha passato praticamente tutta la sua vita entro e fuori da mura di ospedali psichiatrici, perché evidentemente è un pensiero che fa vacillare. Ma l'Aleph con zero è il primo numero trasfinito. E l'idea di Dio come sfera infinita, il cui centro è dappertutto, è la circonferenza appunto da nessuna parte, è uno degli archetipi dell'Aleph borghesiano. Il libro è diviso in archetipi, parerghe e paralipomeni. Quindi sono gli archetipi, poi ci sono ciò che va approfondito e ciò che secondo me andava aggiunto. Un altro Aleph interessante, un altro archetipo dell'Aleph è l'Aleph ombra, Narciso. Narciso. Ora, il mito di Narciso, come sappiamo, ha una lettura psicanalitica che è veramente molto, secondo me, molto rozza. Perché prende una patologia e, come dire, la ribalta in un mito, cerca un mito per poter giustificare una patologia. Che è una cosa che si può fare, perché i miti, come sapete, no? è ciò che non è mai stato e che sempre sarà, come si dice, come dice Salustio in Degli dei e degli uomini, no? Grande libro, che anche quello vale sempre la pena dire. Ma in realtà, se noi andiamo a leggere il mito di Narciso senza il preconcetto del narcisismo, troviamo una storia completamente diversa. Narciso, prima di tutto, non è un essere umano.
Non è che possiamo prescindere da questa cosa. Narciso non è un essere umano, è figlio di una ninfa, l'Iriope, dagli occhi sfacciati, che suo figlio erediterà, e dal dio del fiume Cefisio. Quindi lui non ha niente di umano, è figlio di una ninfa e di un dio, non di una ninfa e di un umano. Adesso qui non entro in tutto il discorso delle ninfe, come sapete, molto caro a Paracelso, però non abbiamo tempo, non è questa la sede. Quindi lui, in estrema sintesi, è tutta acqua. E allora quando si rispecchia, quando vede la sua immagine, non è che vede la sua immagine, vede la sua essenza, il suo risvolto. È come dire il ritratto, no? Perché lo chiamiamo ritratto? Perché al ritratto ha tirato fuori la nostra essenza. Allora lui vede l'acqua fuori di lui, in questa bellissima pozza che non a caso viene chiamata Apemon, cioè mai toccata da essere umano, da pianta o da animale, quindi acqua incontaminata, acqua della creazione, lui vede la sua stessa acqua. E quindi la tendenza di Narciso non è al rispecchiamento della sua bellezza, ma al ricongiungimento con se stesso. Una cosa completamente diversa, completamente diversa. Non è un narcisista, è uno che vuole tornare alla materia, quindi all'essenza che lo ha generato. Perché cosa c'entra l'Aleph? Secondo me Narciso è un classico di un certo tipo di Aleph, che è appunto, in qualche maniera Borges poi cita, che è l'Aleph ombra. Che cos'è l'Aleph ombra? L'Aleph è la situazione appunto eteropica, che abbiamo detto, che ribalta tutto, sostanzialmente che ti fa vedere tutto ciò che tu non vorresti vedere, che ti fa entrare dove tu non vorresti entrare, che ti mostra di te stesso tutto ciò che tu non vorresti vedere. Perché noi abbiamo detto qui acqua che chiama acqua, ma non è sempre detto che l'essenza di noi stessi, come dire, che ci sia resa visibile, se ci fosse resa visibile sarebbe per noi un bello spettacolo. Molti di noi evolutivamente sono ancora, diciamo, preda delle forze più basse, come dicono gli gnostici, gli illici. Avete presente cosa dicono gli gnostici, no? Gli illici, cioè gli uomini presi dalla materia, e basta uscire stasera, quindi fate un giro e di... E l'impazzimento del sabato sera vi fa capire quanto la materia pesi su e condizioni lo spirito. Poi ci sono appunto, poi ci sono gli psichici, coloro i quali capiscono che c'è qualcosa di più, poi ci sono i pneumatici, coloro i quali hanno raggiunto di nuovo l'unità col clero. Ma l'Aleph ombra è questo, al di là di Narciso, l'Aleph ombra sono tutte quelle situazioni in cui il mondo ci rimanda l'immagine di noi stessi, ma di quel pezzo importante di noi stessi che noi non vorremmo vedere. Un classico, secondo me, è il mito del Minotauro, dove il Minotauro non è altro da Teseo. Teseo uccide una parte di lui. Avrebbe dovuto entrare, avrebbe dovuto prenderlo, avrebbe dovuto portarlo fuori. Allora sì che avrebbe veramente sconfitto il male. Ma non l'ha fatto. L'Aleph ombra. Ecco, questo... faccio un altro paio di esempi per non tagliarvi. Secondo me è un altro tipo di Aleph, è quello che nel libro io descrivo molte volte come sguardo alefico. Cioè lo sguardo che ci permette di cogliere la totalità. Questo è lo sguardo alefico. È un neologismo che ho creato, voglio dire, bene, ma gli autori, c'è un po' di queste cose. Lo sguardo alefico. Vi faccio un esempio di sguardo alefico. Uno sguardo sulla totalità delle cose. Qui abbiamo il nostro Polifemo, no? Il nostro ciclope, Ciclops,
un solo occhio circolare in mezzo alla fronte. Al di là del carattere di Polifemo, che in questo momento non ci interessa, Polifemo ha un solo occhio in mezzo alla fronte con una macchina fotografica. Non ci sono macchine fotografiche con due obiettivi, ci sono, sì, ma insomma, normalmente. Perché? Perché in realtà la vera prospettiva non falsata è una prospettiva, appunto, monoculare. Poi anche i nostri due occhi alla fine ricostruiscono nel cervello una immagine. Ma quello che ci interessa di Polifemo è che Polifemo, alto come una montagna, come ci dice, appunto, come ci dice l'autore dell'Odissea, con quest'unico occhio è capace di abbracciare tutta la bellezza del mondo, tutta Gaia. Polifemo vede tutto da un occhio solo, dalla sua altezza domina il mondo. E quindi il mondo è dentro di lui. Lui osserva il mondo tanto quanto il mondo osserva lui. È una prospettiva olistica, è una prospettiva in cui appunto Polifemo è parte del mondo, ci dice Omero. Non è un caso che Ulisse accechi questo occhio, perché Ulisse deve sostituire la sua visione predatoria alla visione di Polifemo, che appartiene alle antiche divinità, quelle precedenti, quelle olimpiche, precedenti a quelle appunto che i greci mettono in campo per dominare il mondo, fatte a loro immagine e somiglianza. Lui appartiene a Gaia, appartiene ai primi titani, appartiene alle parche, appartiene alle ninfe, appartiene alle sirene, tutta roba che con il Pantheon va a finire in seconda battuta, un fatto politico, politico. Ulisse non è stupido per definizione, Ulisse non se le va a cercare le sue avventure. In questo caso è l'unica volta che Ulisse si va a cercare la rogna, sbarca sull'isola del Ciclope e lo sa che lì c'è un problema, glielo dicono i suoi, normalmente è lui che tiene i suoi lontani. No, non vi preoccupate, andiamo. Si ritrova nella situazione del Ciclope e che cosa fa? Lo acceca. Come lo acceca? Con un punteruolo fatto di che cose? Di un albero. Certo, che albero è? Uivo, l'albero più storto che c'è. Ma perché? Perché l'ulivo è sacro ad Atena, sua protettrice, Ortos, Atena, nata dal cervello di Giove, in armi, l'ordinatrice. E lui rende dritto questo regno storto, perché lui ha la tecnè, lui è superiore al ciclope. L'accecamento del ciclope è l'accecamento di un mondo, di una visione del mondo, di una visione olistica su Gaia, lo sguardo sulla totalità di Gaia, per ricondurre lo sguardo del piccolo uomo, che poi ridurrà la Terra a un insieme di mappe scomposte nella sua globalità, e quindi la sfera ancora una volta scomparirà, appunto per poterlo dominare meglio. E allora, perché tutto questo? Perché c'è stato un uomo, uno di noi, che nella storia dell'umanità ha visto ciò che nessuno mai aveva visto prima. Nessuno mai in tutta la storia dell'umanità. E quest'uomo è Gagarin. Questa è la capsula di Gagarin. Molte cose si sono dette del volo di Gagarin, ma molto si è sottostimato un aspetto affascinantissimo del suo training. Gagarin è stato scelto fra tante persone, eccetera, eccetera, eccetera. E uno dei problemi degli psicologi sovietici era proprio questo,
riuscirà magari a vedere ciò che nessuno mai ha visto prima di lui. Riuscirà a mantenere il ragionamento o sragionerà? Perché nel nostro inconscio collettivo c'è di tutto, c'è le morti, le pestilenze, c'è il buio, ci sono gli animali selvaggi, c'è tutto nel nostro inconscio collettivo. Ma mai nessuno di noi ha visto la terra nel suo insieme, non ha mai visto Gaia, mai. E allora Gagarin vede questa cosa, e il suo sguardo è uno sguardo alefico. È il primo sguardo alefico che torna, diciamo appunto, nella modernità, a riunire la terra nello sguardo di un uomo. E quindi un esempio di sguardo alefico di cui si parla. Qui c'è, insomma, questo è quello che dice Thomas Gagarin, c'è un piccolo video che però non vi mostro, insomma, lui vedeva veramente la terra dall'alto, da quest'occhio del ciclope che era la sua radice, un classico dello sguardo alefico, quello di Gagarin. Termino con un altro paio di esempi completamente diversi. Qui abbiamo a che fare con un altro esempio di Aleph, che è ovviamente il labirinto. L'abbiamo detto prima, abbiamo parlato di Teseo, abbiamo parlato. Il labirinto è uno di quei luoghi assoluti, una di quelle eterotopie assolute, dove tutto viene rovesciato, dove i nostri stessi rapporti, dove gli stessi rapporti dentro fuori appunto vengono rovesciati, e dove il centro si vuole raggiungere, perché l'idea di raggiungere il centro del labirinto è appunto l'idea alefica di raggiungere la totalità. E allora esiste, c'è un capitolo dedicato. Questa è la cattedrale di Chartres. Voi sapete che la cattedrale di Chartres è una delle grandi cattedrali alchemiche, no? Le torri del sole e della luna, ci sono tutta una serie di iscrizioni, vi rimando a Fulcanelli, non è questo il momento. Però dentro Chartres voi sapete che c'è questo bellissimo labirinto. Che cosa si fa a Chartres quando si entra a Chartres? Si percorre il labirinto. Ma prima di percorrere il labirinto si fa una deambulazione e poi si entra nel labirinto, così dice la tradizione, e poi al centro si rimane per un attimo. E quando si è fatto tutta la deambulazione e si fa il labirinto e si arriva al centro e ci si mette in preghiera, meditazione, in solitudine, quindi si apre la mente sostanzialmente a ciò che deve entrare, allo spirito, si avverte appunto l'ombra, diciamo, dello spirito. Ma si avverte anche qualcosa che non è soltanto un'ombra come assenza di luce, ma l'ombra che si posò su Maria, l'ombra che si posò su Maria, che era un'ombra luminosa, ci dice il Vangelo. L'ombra che si posa su Maria non è un'ombra appunto oscura, è un'ombra luminosa, è l'ombra dello spirito. E si sente una vibrazione corporea per un attimo. E quindi è un momento alefico. Da cosa è generato tutto questo? È generato dall'anatomia, chiamiamola così, dalla saggezza dei costruttori di questa cattedrale. I costruttori di questa cattedrale, i maestri muratori che hanno costruito Chartres. Stiamo parlando del 1300. Stiamo parlando di un luogo di origine dei Templari, quindi stiamo parlando di una confraternita appunto cavalleresca che aveva, come dire,
una serie di cognizioni esoteriche che gli derivavano dalla ricerca e anche dalla frequentazione del Tempio, o di quello che rimaneva di Salomone. Ebbene, i Templari danno la maggior parte dei soldi per la costruzione di Chartres. Siamo appunto nel 1100-1200, sono stati appena fondati, eccetera. E dove la costruiscono questa cattedrale? In un luogo qualunque? No. C'è un vecchio luogo di culto, druidico. C'è un pozzo, il Pozzo dei Forti, dove i druidi andavano a esperire i loro riti solstiziali. E su questo pozzo, adesso vedremo, attorno a questo pozzo viene edificata, sopra questo pozzo viene edificata la cattedrale. Ma sotto questo pozzo che cosa c'è? Sotto questo pozzo ci sono dei fiumi sotterranei, dei veri e propri fiumi sotterranei che scorrono e che alimentano il pozzo. Dovete immaginare diversi fiumi paralleli, carsici, che alimentano questo pozzo e gli fanno sgorgare l'acqua in questo pozzo, come se fossero delle corde di acqua in perenne vibrazione. E da questo pozzo parte un pilastro, che è il pilastro centrale, che poi avrà come corrispondenza che ha il centro del labirinto. Ora, se voi conoscete come sono fatti i violini, sapete che nella cassa del violino c'è un cilindretto di legno che serve appunto ad ottimizzare le vibrazioni del violino e che collega il fondo del violino con la parte superiore, col ponticello, dove sono appoggiate le corde. Quindi, in estrema sintesi, quella cattedrale è un enorme violino. Le corde sono i fiumi sotterranei che vibrano e le vibrazioni vengono portate attraverso questo pilastro centrale al pavimento, che si carica di questa energia ctonia, che voi con la circumdeambulazione, con la concentrazione dovuta all'arrivare al centro del labirinto e quindi con una forma di meditazione, quindi di svuotamento per essere riempiti dallo spirito, alla fine appunto intercettate in tutta la sua potenza. Immaginate che apparato è la cattedrale di Chartres per chi questa operazione la compie con consapevolezza, oltre appunto ai suoi significati alchemici, che non sono oltre, sono oltre nel senso di eso, ma esso. Ultimo esempio, perché vi ho tagliato troppo, l'ultimo esempio che vi voglio fare, lo faccio velocemente, Ipnos e Thanatos. Ora non c'è un Aleph più, probabilmente non c'è un Aleph più, come dire, più potente del passaggio dalla vita alla morte. E in questo caso abbiamo una raffigurazione di cui si parla, c'è cioè, nel libro, che è appunto un momento di questo passaggio, uno delle tante ipostasi di questo passaggio. Parto dalla Venere neolitica, quindi la grande dea è appunto, lo sappiamo, era tutto, era un'unica divinità, da lei veniva tutto, da lei tutto era creato, a lei tutto ritornava, lei era tutto, lei era in tutto. Nei tempi antichi la sua visione immediata era possibile, oggi ovviamente quando lo spirito si è ampiamente ritirato, prima di arrivare a rivedere la totalità, appunto, abbiamo bisogno di molta strada da fare. Questa è la premessa. La grande idea, ovviamente, l'idea della totalità non muore mai.
l'idea del femminile come porta di accesso alla totalità, Dante, tanto per citare, non muore mai, fortunatamente. Bene, questa è la grande idea, come ci dice la teogonia di Esiodo, no? Prima del caos, Gaia, eccetera, 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 eccetera. Insomma, la grande idea. I gemelli veloci, ipnos e thanatos, il sonno e la morte. Gemelli, gemelli, indistinguibili apparentemente. Infatti qui chi è ipnos, chi è thanatos? Chi conosce sa. Questo è thanatos, perché ha la fiaccola rovesciata. Ancora una volta, chi conosce riconosce. E allora prendiamo, questo è uno dei capitoli, poi ripeto, finisco. Prendiamo questo verso dell'Iliade, è la morte dell'eroe Sarpedonte sul campo di battaglia. Sarpedonte viene ucciso, che essendo figlio di Zeus, Zeus dice ad Apollo, vai, puliscilo, chiama i gemelli veloci, Ipnos e Thanatos, e porta nel corpo, in Licia, dove lui sarà sepolto. Questo è il verso, scusate, il canto, una parte del canto sedicesimo dell'Iliade. Ora noi abbiamo a Villa Giulia, al museo, questo bellissimo cratere, il famoso cratere di Eufronio. Andatevelo a vedere perché è molto bello, molto grafico. Dove, incredibilmente, erroneamente, tutti dicono che è riprodotta quella scena lì. Perché c'è Sarpedonte, c'è scritto, ci sono Ipnos e Thanatos, c'è scritto per farli riconoscere, però già qui qualcosa comincia a non quadrare. Questo non è Apollo, evidentemente. Questo è Hermes, difficile che credere che sia Apollo, è Hermes, c'è il suo petaso, c'è il suo caduceo. Poi c'è un'altra cosa interessante, Ipnos Thanatos, se leggiamo Thanatos, i due, questo è Thanatos e questo è Ipnos. Thanatos è scritto al contrario, come in uno specchio. Allora il mistero comincia a diventare interessante. Questa non è la scena dell'Iliade, come tutti dicono purtroppo. No, non è la scena dell'Iliade, questa è qualcosa di diverso. Questo vi sembra un morto? Direi di no. Un morto che sanguina? No, non è che c'è bisogno di essere un medico per sapere che i morti non sanguinano. Allora? E questo chi è? Questo appunto è Hermes, cioè lo psicopompo, no? Colui il quale trasporta le anime. E guardiamo bene anche queste due figure. Qui c'è Thanatos, che sta proprio strappando a Ipnos, non lo stanno sollevando, se lo stanno contendendo. Perché noi sappiamo da un verso precedente che lui, perché Zeus appunto lo voleva salvare, poi Era gli dice no, comunque un mortale lo devi uccidere, lo aveva addormentato. Quindi in realtà questo cratere ci sta parlando del passaggio dell'eroe dal sonno alla morte. Dal sonno alla morte. E questo, dal sonno e dal sogno alla morte, ci dice anche che specularmente nella morte, nel sogno, noi possiamo vivere la morte. Quindi nel sogno, nel nostro mundus imaginalis, nel nostro sogno, specialmente se è un sogno consapevole, se è un sogno ad occhi aperti, noi possiamo appunto vivere questo passaggio consapevolmente, che poi vivremo veramente. Questo è il momento in cui Sarpedonte sogna se stesso, sogna il suo passaggio, sogna appunto la perdita della sua singolarità e il ritorno alla sua totalità. E allora chi
gli angeli della morte esistono, sono sempre esistiti nella tradizione biblica. Allora chiudo facendo capire quanto questo, come dire, questo archetipo alefico si è tramandato sino a noi. Non si tratta solo di Sarpedonte, di Hypnos e di Thanatos. Ecco qui il compianto nella cultura cristiana, no? Gesù Cristo è i due, il famoso Trenos. Chi sono questi due? Questi sono Hypnos e Thanatos. Guardate la posizione, è uguale al cratere di Ofronio, ma qui siamo. Perché? Perché queste due persone che noi conosciamo, Giuseppe di Arimatea, chi è Giuseppe di Arimatea? È Thanatos. Giuseppe di Arimatea è Anubis. Che cosa ci dice il Vangelo di Giuseppe di Arimatea? Tre cose. Allora, questi sono gli attributi di Anubis, guardiamoli. Imbalsamazione, colui che è sulla montagna dove ci sono le tombe, colui che è nelle tende. Cosa dice, cosa fa Giuseppe di Arimatea? Uno, annuncia la morte del Cristo a Pilato, è lui che dice Cristo è morto. Attenzione, non è banale dire che qualcuno è morto. Io da medico ve lo posso garantire, non è una cosa banale. Perché alcuni morti si riconoscono facilmente, altri un po' di meno. E uno morto in croce all'epoca non era facile da riconoscere. Morto in croce, un supplizio che può durare un tot. Quindi lui certifica la morte, lui Anubis, lui dice a, appunto, al prefetto romano, a Pilato, Cristo è morto. Secondo, chi fornisce le bende a Cristo? Chi lo avvolge nelle bende? Chi dà le bende per il corpo di Cristo? Lui. Chi offre il sepolcro a Cristo? Lui, quello è il suo sepolcro. Quindi Giuseppe, lui è Thanatos. Lui è Thanatos. E allora ci deve essere Hypnos per questa corrispondenza. Nicodemo. Eccolo qua, Hypnos. La vita di Nicodemo è la vita di Hypnos, la vita del sogno. Questo è il sogno di Nicodemo. Tutta la vita di Nicodemo è sogno, come quella di la vita e sogno di Calderon della Barca, eccetera, eccetera, eccetera. Nicodemo vede il Cristo, vuole riprodurre il Cristo, fa il corpo ma il volto non gli viene, si addormenta, arriva un angelo, lo finisce al posto suo e lui si sveglia. E però questo è il volto del Salvatore dopo la resurrezione. Quindi qui il passaggio veramente dal sonno alla morte, dal sogno alla morte, è, vuol dire, ripresa in tutti i suoi aspetti, appunto, alefici. Ma concludiamo con colei la quale abbiamo cominciato, quella che veramente è l'Alef, perché l'Alef è lei, la Madonna. La Madonna è la grande Dea. I cristiani, la Chiesa ha fatto di tutto per svilire il ruolo femminile, dato che oggi, come sapete, è una giornata importante, è la giornata contro la violenza sulle donne, noi la onoriamo anche in questo modo, almeno personalmente. La Madonna della Misericordia, la grande Dea, quella che non a caso Papa Francesco, alla quale Papa Francesco ha voluto dedicare l'anno santo, Sotto il suo mantello c'è tutto, ci sono i morti, ci sono i vivi, c'è tutto, perché lei ha creato tutti e tutti torneranno a lei. Lei ha creato tutti e tutti torneranno a lei. E allora, appunto, comunque lo deve dire anche la Bibbia in qualche maniera, perché la sua forza non si può contenere. Ecco, appunto, ne parlavamo anche in altre occasioni.
Maria non muore, Maria si addormenta. Maria sogna e sognando si viene, ascende al cielo. E quindi Maria continua la sua opera di sognatrice del mondo. Il mondo sogna Maria, Maria sogna il mondo. E questo è l'Aleph, ovviamente più, come dire, più puro, se volete, come sguardo alefico, come presenza alefica, appunto quella della massima potenza che è creatrice. E allora io qui finisco con un'ultima cosa, vi lascio con questo. Volete un Aleph? Io sono molto, molto, come dire, molto... non do informazioni alefiche nel libro, lo dico chiaramente, ognuno c'ha il suo Aleph, ognuno se lo deve cercare, ognuno se lo deve trovare. Spero, come dire, delle istruzioni per riconoscerli in tantissime situazioni diverse, ma proprio tante. E però, se volete provare, allora, andate a Sant'Apollinare Nuovo, quindi stiamo parlando di Roma. Questi sono i re magi. Li riconosciamo, qui c'hanno il berretto frigio, come gli alchimisti. Sotto, osservate bene, sotto ci sono due colonne. Se voi osservate bene queste colonne, adesso non vi dico più, non vi dico di più, però osservatele bene. Andate vicino a queste colonne, osservatele bene e poi vedete, fate quello che vi sentite di fare. Se siete orientati, può darsi che vi succeda qualcosa. Io finisco qui. Grazie.